Raccontaci un po', prima di arrivare all'exit, quali sono state le iniziative che avete messo in campo per scalare un po', no? Perché il modello di business dell'agenzia non è proprio una startup, no? No. Quindi non stiamo parlando di una startup digitale che ha un modello di business scalabile. Stiamo parlando di una società di consulenza, un'agenzia che cresce, arriva a fatturare qualche milione di euro e poi viene venduta a un gruppo industriale. Ora ci arriviamo. Sì. In mezzo cosa c'è? Quali sono le cose giuste che hai fatto e forse i passi falsi? I consulenti che ti hanno veramente aiutato e quelli invece che in qualche maniera ti hanno defocalizzato? Ma consulenti all'inizio di questa impresa veramente pochi, nel senso che sono intervenuti più verso la fine del percorso, più verso la exit, no? Che magari ci hanno anche aiutato a evitare dei passi falsi, insomma. Di fatto era tutto il nostro tempo, più del nostro tempo che dedicavamo a questa startup. E, diciamo, il percorso critico è stato segnato sostanzialmente innanzitutto da un'organizzazione dei ruoli dei soci, che è la prima cosa secondo me azzeccata che abbiamo fatto, cioè ci siamo dati dei compiti ben precisi all'interno dell'organizzazione aziendale. Poi un approccio iper industriale all'organizzazione dell'azienda, nel senso che tutti noi volevamo fare una cosa grande, non una cosa piccola, e quindi avevamo una sorta di ossessione per l'organizzazione e i processi, per quanto, come sappiamo, sono sempre tutti da sistemare e rifare e aggiornare, però in ogni fase della vita dell'azienda abbiamo cercato di spendere del tempo su migliorare l'organizzazione e i processi, ovviamente strutturati rispetto a quella fase di vita dell'azienda. L'azienda all'inizio aveva clienti medio-piccoli, poi sempre più grandi, e quindi chiaramente da 0 a 70 persone, che sono gli ultimi livelli di assunzione di questa società, evidentemente ha cambiato anche il tipo di organizzazione. Okay. No? So, all'inizio non c'erano delle figure di relazione col cliente, poi sono intervenute. Poi abbiamo strutturato aree di service interno che in qualche modo aiutassero il passaggio di informazioni. Okay.